bentornati nell'Orto in Telechia. Siamo ormai ad Allium inoltrato. In questi giorni stiamo attraversando la luna piena che ci porta verso la gloriosa mensilità di Faba. E qui in Orto in Telechia stiamo principalmente ripicchettando lattughine e al tempo stesso ripicchettando le gloriose cipolline di Alife. E quindi non posso fare a meno di contemplare come la semina di queste lattughine, la semina di queste cipolle e il loro ripicchettamento concretizzi un nuovo inizio. Con queste gestualità faccio esperienza concreta dell'inizio di un nuovo ciclo, di un nuovo anno, di una nuova sessione, di un nuovo capitolo. E quindi doverosamente, ma anche volerosamente, mi sembra giusto chiudere una serie di porte che sono state aperte durante questo ultimo anno, durante questo 2021. Orbene. A ridosso di gennaio 2021 nasceva la serie Orto Vlog Super Tranquillo, che per chi segue il canale da un po' più di tempo sa che la serie Orto Vlog Super Tranquillo è andata in un qualche modo a sostituirsi, è andata a cedere il passo a quella che era la serie precedente, che era intitolata Un percorso nell'Orto in Telechia. Allora, com'era un percorso nell'Orto in Telechia? Erano video in cui c'era fondamentalmente la mia voce dietro la telecamera, come voce narrante, che raccontava gli eventi, gli episodi, le avventure che avvenivano nell'Orto in Telechia, e questa voce narrante era accompagnata da delle immagini in cui mi facevo vedere comunque il meno possibile, però intento nelle varie vicissitudini dell'agricoltura quotidiana che potevamo vivere qui. Qual era la caratteristica di questa serie, un percorso nell'Orto in Telechia? Oltre a questa voce narrante, oltre a questo porre spesso l'accento su aspetti che qualcuno potrebbe definire poetici, che hanno a che vedere con la natura, che hanno a che vedere con l'essere in questo mondo, un'altra caratteristica molto concreta di quella serie era sicuramente il fatto che i video uscivano un po' quando capitava, cioè un po' quando si poteva, ovvero da un lato c'era il computer che all'epoca funzionava un po' pochino e quindi bisognava sottostare alle sue tempistiche, un po' io stesso comunque stavo sperimentando per le primissime volte quello che è il mondo del montaggio del video. Cioè, era da un decennio abbondante che io filmavo, però il montaggio l'ho incominciato a sperimentare concretamente durante quella serie lì. E uno potrebbe domandarsi perché. La risposta è semplice quanto complessa. Perché utilizzavo una videocamera Sony NEX-VG10, che all'epoca era una delle innovazioni sbalorditive, quasi alla stregua di quello che oggi potrebbe essere un computer quantico, e quindi questa Sony NEX-VG10 registrava e registra tuttora i video in un formato che si chiama MTS o MTS2, che è un formato impegnativo, o meglio era particolarmente impegnativo, ed era altrettanto impegnativo trovare dei software in grado di leggere quel formato. E quindi insomma, ho passato anni girando come un pazzo alla ricerca di software. Ma questa non è una storia interessante, magari si racconterà in un'altra occasione. Torniamo sul concreto. La serie Un percorso nell'Orto in Telechia incarnava comunque la lentezza, il primo apprendimento in qualche modo dell'arte del montaggio video, ma nella totale lentezza. Infatti c'erano periodi in cui magari all'inizio facevo video comunque più semplici e ne uscivano diversi in ogni mese. Questo era il marzo del 2018. Poi andando avanti scoprivo le gioie del montaggio, scoprivo ed esploravo le potenzialità del poter fare anche narrazioni più complesse, e lì siamo arrivati a momenti in cui usciva un video ogni mese, a volte anche ogni 2, 3, 4 mesi. Fatto sta che in questo primo biennio di esperienza di montaggio video, che combacia col primo biennio del progetto comunque del canale YouTube Super Tranquillo, che a sua volta combacia con il primo biennio del progetto Campomadre, in questo primo biennio semplicemente in questa narrazione principale che era la serie Un percorso nell'Orto in Telechia sono usciti circa poco meno di 30 video in 2 anni di tempo.
No, in 3 anni di tempo, in 3 anni di tempo, perché io ho cominciato a marzo 2018, marzo 2019, marzo 2020 e a gennaio 2021 è cominciata l'altra serie, quindi io nei primi 3 anni ho fatto circa una trentina di video e arrivato alla fine di questo triennio, quindi mi sono detto, sarà che questo è l'unico modo in cui io posso vivere, interpretare, esprimere il concetto di montaggio video? Sarà che cioè sarà che sono vincolato a questo, sarà che la lentezza mi caratterizza, sarà che non posso fare niente per cambiare questa situazione. Allora, visto che una delle cose che mi piace a volte fare nella vita è il fatto di identificare un limite e provare a infrangerlo volontariamente, infrangerlo in senso di crescita, in senso di mettersi alla prova, in senso di migliorarsi. Mi sono detto, ok, se il mio limite è la lentezza, il fatto di dovermi prendere questi lunghi momenti di ascolto, di risonanza cosmica, affinché i montaggi vengano nella maniera più fluida, più spontanea, più sentita, più ispirata possibile, ho detto, ok, proviamo un attimo nel 2021, almeno una volta, almeno per un attimo, proviamo a fare un'altra cosa. E così nasce il concetto di ortovlog super tranquillo. Per me il concetto di vlog era comunque il fatto di innescare una narrazione che potesse in qualche modo essere in linea con quello che è la cronologia reale, cioè se siamo a marzo, più o meno voglio darti dei video che ho girato a marzo, se siamo ad aprile, eccetera, eccetera. E questo voi direte, ma è normale che sia così. Sarebbe normale, ma non è scontato, perché se guardiamo il triennio precedente, cioè io slittavo, per cui i primissimi video erano cronologici, poi sono arrivato a un punto, non mi ricordo, mi sembra settembre 2019, ad aver pubblicato un video che era di settembre dell'anno prima, o forse era settembre 2020, sì, a settembre 2020 ho pubblicato un video che era di settembre 2019, perché avevo proprio slittato così tanto da aver doppiato un anno, il che vuol dire che in tutto l'altro arco temporale, i video erano fuori fase, quindi poteva capitare, che ne so, ad agosto che ti facevo uscire dei video di marzo o di novembre, e insomma questo era un po' il discorso. Ho caldo. E quindi alle porte del 2021 volevo fare l'esperienza del fare tutto ciò che prima sarebbe stato impossibile fare, per cui dalla lentezza alla velocità, dall'anacronismo a un ritmo strettamente legato alla stagione, quindi a una narrazione parallela che va di pari passo con il trascorrere dei mesi, quindi una narrazione costantemente attuale, e dalla cura in un qualche modo austera, dall'austera ricerca di una cura nei video che si sviluppava nella necessità di una stratificazione di tempo accumulato, di energie spese, di pensiero dedicato, eccetera, eccetera, ho detto ok, proviamo anche a cambiare il mood e vivere qualche cosa di un po' più leggero, anche a volte facendo uscire dei video che, passatemi il termine, potrei definire delle vere merde, nel senso video che non hanno quella cura che invece comunque mi piaceva e in realtà mi piace metterci nei video. E questa è un po' la chiave di lettura del 2021, questa è un po' la chiave di lettura dell'ortovlog super tranquillo, ma un po' di tutti i video che sono usciti in questo periodo. E qui per me è inevitabile fare un parallelismo con il modo in cui mi viene spontaneo approcciare l'agricoltura. Diciamo che una delle prime forme di agricoltura, uno dei primi modelli orticoli che ho potuto sperimentare è stato inevitabilmente quello che qualcuno chiama ortosinergico o sinergetico, che come probabilmente saprete ha una sua iconografia, ha una sua serie, un suo pattern di caratteristiche specifiche, ad esempio l'aiuola rialzata, ad esempio la pacematura di paglia, determinati modi di consociare le piante, eccetera, eccetera, eccetera. E come qualcuno di voi saprà, nella mia ricerca, nella messa in pratica dell'arte del coltivare la terra, per me è stato ben presto necessario vivere l'esperienza agricola per
togliendo tutto quello che sembrava essere il punto. E allora togliamo la pacciamatura di paglia, e allora togliamo le uova rialzate, allora togliamo queste consociazioni e arriviamo a sperimentare un'essenza più semplice. E una volta sperimentata quella, a quel punto si può anche tornare, volendo, a giocare con elementi che però a quel punto è chiaro che non sono più l'essenza, ma sono il modo, uno dei tanti modi in cui l'essenza può esprimersi. E quindi, se vogliamo, in un qualche modo qui video è stata la stessa cosa. Io stesso mi stavo domandando se mi ero identificato in quello specifico modo di fare narrazione. Alcuni utenti probabilmente mi stavano identificando come, diciamo, il ragazzino filosofo che cammina scalzo, che mette poesia, si esprime in delle narrazioni di un certo tipo, eccetera eccetera. C'era il rischio, c'era la parvenza della creazione di un modello rigido, di uno schema che, esprimendo una parte autentica di te, può diventare gabbia. Perché? Perché comunque non ero veramente disposto a sperimentare altro, a metterlo in discussione. Era una zona di comfort in qualche modo. E allora proviamo a togliere la pacciamatura di paglia, proviamo a togliere questo montaggio lento, proviamo a togliere la uola rialzata, proviamo a togliere la voce narrante che è dietro la telecamera, rompiamo questo filtro di umiltà, di timidezza, e mettiamomi davanti alla telecamera, esponendo il faccione che di mio non avrei in realtà voluto esporre. E così nasce Ortovlog Super Tranquillo. E quindi, in un qualche modo, in questo 2021 ho potuto indagare ancora di più me stesso, il mio modo di narrare, il mio modo di fare arte. Piano, calma. Però ho potuto indagare dei lati di me, ma quale me? Ho potuto indagare degli aspetti dell'esistere, dell'esprimersi, che hanno fatto rimanere male sicuramente diverse persone. E in un qualche modo era anche quello che volevo, cioè questa è un'altra piccola passione che mi accompagna: identificare quali sono i punti nevralgici in cui poter fare leva per disturbare le persone che ho attorno, affinché le persone che ho attorno, sottoposte a disturbo mirato, possano il più velocemente possibile essere messe di fronte a una scelta: se continuare a essere mie amiche oppure se girare i tacchi e andarsene. Perché questo? Perché una parte di me è naturalmente votata a un'attuazione di una perenne selezione naturale, perché i rapporti umani richiedono energia, perché l'energia è una risorsa preziosa, e perché questa risorsa preziosa merita essere indirizzata in quei rapporti umani che meritano un dispendio di energia. Per questo uno dei miei hobby è marcire il più possibile i rapporti umani, per poter avere poche persone poi realmente nella mia cerchia di amici, e poter quindi conservare le energie approfondendo dei rapporti che però diventano autentici. Oh mio Dio, ma cosa sto facendo? Sto facendo forse la cosa che stanno facendo ultimamente tutti gli intervistatori, che sembra che parlano con l'intervistato, in realtà colgono l'occasione per parlare di se stessi. Fanno domande, e però quando l'intervistato risponde dicono: ah sì, e io invece in quel periodo facevo questo. Sempre mossi da questa agonia di voler comunque raccontare se stessi, di voler affermarsi. Sto forse facendo questo anch'io ora, vi voglio parlare di chissà che cosa. In realtà colgo l'occasione per fare delle autoanalisi di psicoterapia evolutiva. La torniamo in carreggiata. Vabbè, insomma, il succo del discorso quindi è un po' questo. In questo 2021 ho anche un po' voluto appositamente schiacciare tutti i tasti, tutti i nervi scoperti, che forse qualcun altro avrebbe potuto dire meglio non schiacciare.
proprio per anche poter far rimanere male, anche per poter deludere tutte quelle persone che forse nel triennio precedente un po' si erano illuse che io fossi un certo tipo di persona e solo un certo tipo di persona. E da qui poi nacque il concetto che Alessandro Montelli è anche una brutta persona, e giù di rutti in faccia all'aglio, e giù di scaccolamenti, e giù di tutto quello che ci va dietro. Ma a questo punto, che ne sarà nel 2022? Se questa parentesi del 2021 è stata una grande prova con se stessi, se questo 2021 è stato un lungo fare tutto ciò che normalmente non avrei fatto per dimostrarmi che io posso essere me stesso anche facendo tutto ciò in cui non mi ero identificato, cosa ne sarà adesso? Adesso che è uscito l'1 dicembre l'ultimo episodio dell'Ortovlog Super Tranquillo, il 60esimo, ecco, questo è un aspetto per me importante. In un anno aver potuto fare una serie di video in cui comunque nel bene e nel male, nei video più curati, nei video più orridi, nei video più gloriosi, nei video più sguegniti, comunque alla fine della fiera in un anno sono usciti 60 video che sono il doppio dei 30 video usciti nei 3 anni precedenti. E questo per me è stato veramente un esercizio importante, dimostrarmi di saperlo fare a costo di spendere quasi tutti i giorni della mia vita seduto su un computer, al costo di ingrassare orribilmente, al costo di rimetterci probabilmente importanti aree cerebrali e interi orizzonti neurali, però a costo di perdere magari molti amici del web, molti iscritti, molti simpatizzanti che hanno detto ah non ti riconosco più, ma alcuni con commenti particolarmente violenti, a costo di però aprire la porta a nuove persone che si sono potute affacciare, entrando in risonanza anche con questa altra parte di me che inevitabilmente esiste. E ora è proprio costoro si potranno ritrovare a vivere la situazione che precedentemente hanno vissuto quegli altri. Cioè, adesso che mi sono dato la possibilità di vivere anche l'altro lato della medaglia, posso scegliere. Se prima non potevo scegliere perché vivevo soltanto l'unico modo in cui mi era spontaneo fare le cose, adesso, avendole provate entrambe, posso scegliere. Per questo mi sento di schiacciare un metaforico tastino che è un innesco per un tergicristallo intenzionale che lava un attimo tutti quelli che sono stati fondamentalmente anche gli intenti, le pretese, le proiezioni sul futuro espresse fino adesso, e per me da questo momento, anche in concomitanza con la produzione di un lunario 2022, riparte veramente un nuovo ciclo in cui, sulla base delle esperienze fatte in questi 4 anni, che è veramente la germinazione iniziale di questo progetto che può essere che mi accompagnerà nella vita, che è il progetto Campo Madre, che è il progetto Super Tranquillo, che è il concetto di orto entelechia, eccetera eccetera, che è esprimere, produrre, realizzare contenuti con l'intento di divulgare una possibilità concreta, cioè ritornare alla terra, riappropriarsi di quella che è una componente fondamentale del vivere, del fare esperienza di questa vita, l'agricoltura, l'arte del coltivare i campi e entrare a contatto con la terra per gioire di questa esperienza. Questo è il senso. Allora, questo 2021 l'ho volutamente vissuto in modo frenetico, proprio per questa iperproduzione di materiali video. Ho avuto bisogno di vivere questa esperienza e osservandomi ho potuto vedere come vivere la comunicazione in un certo modo ti cambia fuori, ti cambia dentro, ti porta a muovere gli occhi in un certo modo, cambia il colore, cambia la luce, la lucentezza degli occhi, e vivendo questa esperienza ho potuto capire una serie di persone che ho avuto modo di incontrare in questi anni e che magari vedendoli da fuori li vedevo semplicemente alienati, li vedevo semplicemente obnubilati, e una parte di me magari, senza magari, una parte di me li ha anche giudicati in modo molto superficiale, e quindi per me poi è diventato inevitabile
ripercorrere in un qualche modo questa strada per poter comprendere meglio. Adesso quando vedo un produttore di contenuti, un uomo, una donna che fanno video a un certo livello, adesso so leggere le loro contratture facciali, i loro movimenti degli occhi, il loro modo di respirare, la loro postura, adesso so cosa c'è dietro. Ho fatto esperienza di questo, mi è servito a tanti livelli anche per empatizzare con, vogliamo dirlo, in un qualche modo i miei colleghi, i miei amici che fanno a loro modo cose simili. E mi auguro, visto che siamo in questa fase di passaggio tra l'anno vecchio e l'anno nuovo, chi ha scaricato e già sta utilizzando il lunario dell'orto in telechia sa che siamo già abbondantemente nell'anno nuovo, ma chi è ancora sintonizzato sul vecchio registro dell'antico modo di intendere il passaggio del tempo pensa che stiamo per entrare adesso nell'anno nuovo. Allora, in senso ampio, mi sento di dire, con l'arrivo di questo anno nuovo mi auguro di riappropriarmi di quelli che sono i miei ritmi, di quello che è un modo più sentito, più intimo di fare comunicazione. In questo 2021 ho fatto dei tentativi di darmi dei tempismi. C'è stato per un breve periodo il discorso del 2 video a settimana, in alcuni momenti anche un video al giorno, nei periodi più esasperati. No, non credo che continuerò così, perché il concetto di fare uscire i video in modo a calendario non combacia molto con il concetto di le piante che fioriscono o i funghi che fioriscono. Cioè, la natura è molto più irrazionale, o meglio, la natura segue un calendario, segue una serie di impulsi che tu non puoi veramente prevedere, non puoi soprattutto preimpostare. Questo è ciò che vuole fare l'industria. L'industria vuole indurre e forzare i processi biologici con la chimica, fondamentalmente, e con certe pratiche che vanno anche oltre la chimica. Però il progetto Campo Madre non nasce come un elemento industriale. Io non ho intenzione di industrializzarmi, e sia su me stesso ma sia anche sugli altri che un po' seguo tramite YouTube, vedo che comunque entrare nella logica del fare video a cadenza fissa è qualcosa che stressa i nervi, è qualcosa che stressa anche ciò che va oltre i nervi, è qualcosa che poi toglie smalto, toglie vividezza alla comunicazione. Quindi seguo i miei amici veri, quando mi dicono ci vediamo il tal giorno, io rispondo vediamo, avviciniamoci a quella data e poi in base a come ci sentiamo decidiamo se vederci oppure no. Ecco, voglio riportare questo concetto anche nel fare i video. Per quanto a livello psichico mi piacerebbe comunque imporre e rispettare un certo ordine, almeno ogni luna piena, ogni luna crescente, no, almeno ogni luna piena, ogni luna calante, ogni luna nera e ogni luna crescente, per almeno avere un po' di ordine, no? A livello razionale mi piacerebbe, però mi piace ancora di più a questo punto stare in ascolto, come farebbe un fungo, come farebbe una pianta, e quando c'è il giusto ordine, la giusta armonia di umidità, di temperatura, di posizione anche in funzione alla galassia, fiorire a sorpresa. E quindi i simbionti che sostengono il canale abbonandosi continueranno a vedere i video non appena saranno pronti, non appena li pubblicheremo internamente, diciamo, nel serbatoio interno, nei tubercoli azotati interni. Però la pubblicazione esterna avverrà secondo un irrazionale ma esistente algoritmo molto più basato sull'empatia e sull'imprevedibilità. Quindi ecco, da questo momento in poi cosa sarà? Cosa avverrà? Grande punto interrogativo. Da questo momento in poi grande punto interrogativo. Grandi punti interrogativi. Io azzardo l'ipotesi
azzardo l'ipotesi, che non è la teoria, azzardo l'ipotesi, a questo punto di interrompere questo video, ma ho ancora qualcosa da dire. Voglio risottolineare comunque, l'ultima volta, l'importanza, la bellezza di poter mettersi alla prova, di poter in un certo margine sperimentare modi di essere, modi di agire che si discostano anche un po' da quello che era il modello a cui si era affezionati, in cui ci si identificava, sia per il piacere di poter sperimentare qualcosa di nuovo, sia per il piacere di poter tornare poi sulla base di questa esperienza più ampia verso una propria essenza. Quindi io mi auguro e ti auguro di poter vivere questo nuovo anno, ma ancor prima questo attimo presente, nell'avvicinamento, nella scoperta, nella sperimentazione di una forma un po' più reale, un po' più essenziale di te e, nel mio caso, di me. Per ora è tutto, buon attimo presente, ti voglio bene.